Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Come ogni sabato su Tag Medicina pubblichiamo un post dedicato ad argomenti di andrologia e urologia. Il post di oggi si occupa della fertilità maschile, ma essenzialmente ha un titolo collegato alla diagnostica, ossia come leggere, come fare la lettura di uno spermiogramma e il rinnovo delle linee guida. Perché le linee guida? Perché lo spermiogramma viene letto e interpretato in base a dei parametri che ci vengono proposti dalle linee guida. Ci sono state linee guida del 1999, linee guida del 2002, le ultime linee guida a cui facciamo riferimento sono quelle del 2010. E dobbiamo ragionare sui numeri che ci vengono proposti. Tengo a dire immediatamente che lo spermiogramma non è predittivo, non dobbiamo interpretarlo come un compito di fisica o di matematica. Sono vari parametri che devono essere integrati e sono tanti i fattori, anche ambientali, esterni, situazionali, che possono appunto determinare l'insorgenza o meno della gravidanza. Come appunto capiamo anche quanto ciò che oggi è buono poteva non esserlo nel 2002 o non lo sarà in futuro, quindi è tutto molto relativo. Però ci sono dei numeri, l'andrologo chiede lo spermiogramma ed è quindi giusto che si interpretino poi i numeri scritti sullo spermiogramma in modo da poter programmare tentativi di miglioramento, dei percorsi diagnostici di approfondimento o talvolta, nella purtroppo presenza continua di parametri non accettabili, si venga indicata alla coppia anche un percorso più tecnico di gravidanza assistita. Devo dire subito che le linee guida attuali che sono proposte, quindi potremmo chiamarle le linee guida del 2021, non sono poi molto diverse da quelle di riferimento del 2010. Cosa dobbiamo guardare noi in uno spermiogramma? Essenzialmente dei parametri reologici, dei quali non ho parlato in questo articolo, essenzialmente la quantità emessa, che deve essere almeno 1,5 ml di liquido seminale, perché se di meno, se al di sotto del millilitro, si parla di ipoacusia e quindi di anche talvolta forme ostruttive in cui non vi è la potenzialità di espellere, di eiaculare tutto il liquido seminale prodotto. Dobbiamo vedere poi chiaramente il pH per escludere la presenza di eventuali infezioni, come anche chiaramente dei buoni parametri di viscosità e fluidificazione. Ma i numeri che andiamo tutti subito a guardare sono essenzialmente la quantità di spermatozoi, la loro mobilità e le forme normali. Quindi fino ad oggi quello che noi dobbiamo trovare sono almeno la presenza di 15 milioni di spermatozoi per millilitro, le nuove linee guida ce ne indicano 16, ma essenzialmente quello che io trasmetto sempre alla persona è di avere perlomeno 39 milioni di spermatozoi per eiaculato. È quello il numero che le linee guida ci indicano come, tra virgolette, normale. Di questi 39 milioni che dobbiamo avere, almeno un 32% di mobilità progressiva. Cosa si intende progressiva? Lo spermatozoo che tende ad andare verso l'ovulo, quindi una progressione lineare che può essere sia rapida che lenta. La somma di queste due mobilità progressive deve essere perlomeno un 32%. Tutte le altre mobilità che vediamo descritte non devono essere assolutamente considerate. Le forme normali devono essere almeno il 4%. È qui dove spesso si allarma la persona, perché l'uomo che, insieme alla moglie, alla compagna, che vede una presenza di forme normali del 10% e onestamente si dà per spacciato, è in più terrorizzato da quel 90% di forme atipiche, anomale, di quelle aberrazioni cromosomiche. Allora, diciamo tutto che un 4% ci permette già di definire normale la presenza di forme normali e che le forme anormali, le aberrazioni, come vogliamo chiamarle, non sono assolutamente in grado di fecondare, quindi non dobbiamo avere il terrore che uno spermatozoo con una doppia testa, con delle particolari alterazioni che vengono descritte nello spermiogramma, sia in grado di fecondare. Sono forme inutili e inutilizzabili. Però non ci allarmiamo. In un 45 milioni di spermatozoi con un 35% di mobilità e 8% di forme normali, che questo spermiogramma non sia in grado di permettere una gravidanza. Lo è assolutamente sì, chiaramente anche in relazione all'età della compagna e a fattori, talvolta, come vi ho detto, anche ambientali. Per cui, per leggere uno spermiogramma, dobbiamo analizzare la quantità di spermatozoi, la mobilità degli stessi e le forme normali, secondo i parametri che vi ho detto, almeno 39 milioni di spermatozoi presenti, 32% di mobilità progressiva rapida e lenta e 4% di forme normali. Ricordo che lo spermiogramma non è predittivo, che è una banale foto
di una situazione seminale di quel giorno, quindi per avere uno splenogramma dovremo farne uno oggi, uno fra un mese e uno fra 3 mesi per avere una media. Quindi non attacchiamoci subito nel bene o nel male ai primi numeri che troviamo. Rivolgiamoci sempre a un esperto in fisiopatologia della riproduzione umana, non interpretiamo solamente con i numeri, altrimenti diventa veramente una malattia. Andare a cercare le percentuali, i percentili e i numeri, penso che sia un fattore più stressante che di aiuto. Detto questo, però, è anche giusto che l'andrologo abbia le sue competenze, che si interfacci con la persona e insieme si discuta sul giusto percorso. Le nuove linee guida, argomento dell'articolo, non portano poi grosse modificazioni interpretative, quindi possiamo attenerci alle linee guida 2010 che verranno appena appena ritoccate. Con questo vi saluto, auguro a tutti un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo weekend.